L'inno alla gioia di Beethoven, interpretato dal coro Università d'Annunzio in Canto, fresco vincitore della Feluca d'Oro, ha aperto la giornata del passaggio di consegne tra Sergio Caputi e il nuovo rettore dell'Ateneo, Liborio Stuppia, che resterà in carica fino al 2029. La scelta non è stata un caso, visto che si lega perfettamente a quella che sarà la prossima frontiera dell'Ateneo, come annuncia il neorettore. La prossima frontiera è l'internazionalizzazione. Perché la ricerca, perché la didattica non possono avere confini ristretti, perché dobbiamo guardare ad altri paesi, dobbiamo guardare ad altre realtà sociali e anche perché i finanziamenti importanti vengono dall'Europa, quindi la prossima frontiera sarà quella. Lei ha anche detto, professore, vogliamo essere un'unica comunità che insiste su due città. Esattamente, ci sono atenei in Italia dove i diversi padiglioni distano più di 13 km, che è la distanza tra il Viale Pindaro e il campus di Chieti. Dobbiamo finirle con i campanilismi, siamo un'università che ha il privilegio di insistere su due città importanti, due città, una con più storia, l'altra con una realtà più attuale, una vocazione più culturale, l'altra vocazione più imprenditoriale, ma sono due città che l'università deve riavvicinare e non separare. La sede di Viale Pindaro a Pescara quando e se verrà spostata? La sede di Viale Pindaro ovviamente ci uniremo insieme ai direttori di quei dipartimenti, si deciderà se espandere Viale Pindaro o altre soluzioni, ma sicuramente, come ho detto prima, Viale Pindaro dovrà avere una dignità pari al campus di Vede Vestini e dovrà diventare un luogo in cui con orgoglio studenti e docenti si recano a lavorare, ma lo decideremo insieme perché il mio metodo sarà la concertazione. Nonostante le difficoltà legate al Covid, Caputi, che tornerà ad insegnare, lascia un Ateneo in buona salute. Ha un'università, devo dire, rispetto a quello che ho trovato, con 700 concorsi fatti in più per i docenti, con 150 concorsi in più fatti per il personale tecnico-amministrativo, una buona situazione economica, ma soprattutto, ribadisco, con un clima molto più sereno di quello che c'era 6 anni fa. Un consiglio si sente di darlo al professor Stuppia? Sì, un consiglio assolutamente: avere tanta pazienza. Per fare questo lavoro ci vuole una pazienza infinita. Questo è il consiglio più grande che mi sento di dargli.